Io penso che ormai la cosa coinvolga tutto l'esecutivo, anche perché più volte sia Speranza che Conte si sono impegnati su questa data e sulla ripresa regolare della scuola e, come avete detto, la ministra Azzolina è stata finalmente e probabilmente commissariata ieri. Bisognava farlo prima. Noi arriviamo impreparati a questo appuntamento, non tanto, a mio modo di vedere, per i contagi, la curva dei contagi che risale, di cui poi magari parleremo a parte, ma perché abbiamo cincischiato per tutta l'estate dietro a un misteriosissimo bando. Voglio ricordare che stiamo spendendo miliardi, ma gli italiani non hanno diritto, secondo questo governo, di sapere chi ha vinto quel bando e chi Allora, produrrà direttore, i banchi, i famosi banchi a rotelle che tra poco, sembrava fossero direttore, l'unica forse cosa. riusciremo a darti una piccola soddisfazione, perché ci collegheremo con un imprenditore abruzzese che sta producendo i banchi avendo vinto la gara europea Sì, del commissario. è uno di quelli, però ufficialmente non lo sappiamo, non sappiamo chi produce che cosa e quante quantità, ma soprattutto ci siamo fissati su questi banchi a rotelle che sembrava l'unica soluzione, adesso scopriamo che invece c'è tutta la filiera che non funziona, non abbiamo impiegato l'estate per Certo. esempio per adeguare le aule, per trovare nuove aule. Oggi Corriere della Sera, il primo giornale quotidiano italiano, La apriva caccia ai con il banchi. titolo: si dà caccia all'aula, Sì. caccia Certo. all'aula Allora, al 25 di agosto, ma i problemi sono molteplici, li abbiamo